Signor Polpettone, venite avanti, non vi peritate. Voglio presentare anche voi ai miei lettori. Lo so che siete modesto ed umile, perché veduta la vostra origine vi sapete da meno di molti altri. Ma fatevi coraggio e non dubitate che con qualche parola detta in vostro favore troverete qualcuno che vorrà assaggiarvi e che vi farà forse anche buon viso. Questo polpettone si fa col lesso avanzato e nella sua semplicità si mangia pur volentieri. Levatene il grasso e tritate il magro con la lunetta, conditelo e dosatelo in proporzione con sale, pepe, parmigiano, un uovo o due e due o tre cucchiaiate di pappa. Questa può essere di midolla di pane cotta nel latte o nel brodo o semplicemente nell'acqua graziata con un po' di burro. Mescolate ogni cosa insieme. Formatene un pane ovale, infarinatelo e indi friggetelo nel lardo o nell'olio e vedrete che da morbido qual era da prima diverrà sodo e formerà alla superficie una crosticina. Tolto dalla padella, mettetelo a soffriggere nel burro da ambedue le parti entro un tegame e quando siete per mandarlo in tavola, legatelo con due uova frullate, una presa di sale e mezzo limone. Questa salsa fatela a parte in una cazzarolina, regolandovi come se si trattasse di una crema e versatela sopra il polpettone quando l'avrete messo in un vassoio. Per non sciuparlo, se è grosso, quando l'avete in padella rivoltatelo con un piatto o con un coperchio di rame come fareste per una frittata.